Questo è il secondo video inerente alle novità che usciranno, speriamo a breve, anche qui in Italia per quanto riguarda determinati prodotti. Alcuni sono in prevendita, altri invece usciranno un po' più avanti e per ora sono disponibili per il mercato americano. Ma prima di questo vi chiediamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e, perché no, lasciare anche un bel mi piace. Questo sicuramente aiuterà il nostro canale a poter crescere. E vi ricordiamo che abbiamo anche un canale Telegram dove ogni tanto mettiamo lì delle grosse offerte che troviamo su Amazon. Non siamo metodici, quindi non vi arrivano 57 notifiche in un secondo. Quando troviamo qualcosa di veramente interessante, mettiamo lì. Mettiamo ogni tanto qualche foto, mettiamo i link dei video se magari qualcuno se l'è perso perché non ha attivato la campanella. Comunque, detto questo, chiudiamo questo argomento e passiamo subito alle novità per l'anno 2022-2023. Amazon ci propone Kindle Scribe ed è un lettore ebook con la penna, quindi diciamo che volge un po' di più verso quello che è un tablet. È dotato di un display Paperwhite da 10,2 pollici con illuminazione frontale, quindi avete veramente la possibilità di leggere in qualsiasi condizione, anche perché viene dichiarato antiriflesso. Il pennino senza batteria, col quale si possono prendere appunti direttamente sul libro, sull'ebook che state leggendo, piuttosto che scrivere dei PDF, importarli, esportarli, avete veramente un sacco di possibilità. La risoluzione massima è di 300 ppi e la ricarica avviene tramite USB-C, con una durata, dicono, di mesi. Quindi se mi dicono questo lasso temporale, vuol dire che ha una durata veramente importante, con un basso consumo. Lo spessore poi è veramente irrisorio, 5,8 mm. Tornando al pennino, trova posto in maniera del tutto magnetica sul lato del book ed è proposto in due versioni, la Basic e la Premium. La Premium, a differenza della Basic, è dotata di gomma virtuale per poter cancellare ciò che avete scritto e di un tasto totalmente personalizzabile. Tutto ciò che scrivete, quindi diari, liste, note, piuttosto che, verrà salvato in un cloud. Con la funzione Send to Kindle si potranno scrivere direttamente su PDF dopo averli importati e vengono gestiti anche i file Word e articoli web. Prezzo a partire da €369,99. E come vi dicevo prima, questo rientra tra quei prodotti che arriveranno prossimamente. Se acquistate questo prodotto, poi Amazon vi regala 4 mesi di Kindle Unlimited, che vi consente di leggere, quindi scaricare, milioni di titoli di libri di qualsiasi genere. Passiamo ora ad un prodotto che vi premetto è per il mercato americano attualmente, speriamo che più avanti arrivi anche da noi, e si tratta di semplicemente una lampada. Adesso cercherò la foto, ve la metto da qualche parte, che vi dà la possibilità di avere monitorato il sonno grazie a dei sensori molto sensibili. Non è dotato né di fotocamera né di microfoni, questo per il massimo della privacy, perché il suo scopo è solo quello di fare da sveglia. Ha una leggera luce che potete impostare voi per risvegliarvi al meglio, ma la sua funzione principale è quella di monitorare il vostro sonno in tutte le varie fasi, tant'è che vi basterà, se per attivarlo, semplicemente andare a letto e dormire. Quando vi svegliate vi arriverà una notifica con tutti i dati di tutte le fasi del sonno, tutti i vostri risvegli, piuttosto che tutti quei dati che sono legati al sonno notturno. E avendo la possibilità di comunicare con il nostro assistente vocale, c'è la possibilità anche che vada a comandare, ad esempio, il riscaldamento di casa per rendere l'ambiente il più salubre e confortevole possibile per rendere il vostro sogno sempre migliore. Sarà disponibile a fine anno, sempre sul mercato americano purtroppo, ad un prezzo di $139,99. Passiamo ora al telecomando Voice Remote Pro. Alla fine dei conti è un telecomando universale, perché si può essere utilizzato per quei prodotti che sono compatibili, per televisioni, decoder e tanto altro. Ha la funzione di retroilluminazione dei tasti, grossa novità per quanto riguarda il mondo dei telecomandi, naturalmente legati al nostro assistente vocale. Ha la possibilità di avere due tasti programmabili su qualsiasi funzione, questo per rendere molto più facile
e trovare una scorciatoia per magari poter arrivare ad un'impostazione che cercavamo di solito entrando nel menu e muovendoci in questi meandri. E naturalmente su quei due tasti potete magari programmare che schiacciando uno di quelli si abbassino le luci e creino l'atmosfera adatta per guardare un bel film, naturalmente compatibile con le Fire TV. E se per caso non lo troviamo più, beh, nessun problema, ci basterà chiedere al nostro assistente vocale di trova il mio telecomando. Inizierà ad emettere un suono e abbiamo risolto il problema. Prezzo del telecomando 39,99€, disponibile più o meno tra circa un mesetto ed è in preordine su Amazon, e tra questi metteremo qui sotto il link se per caso siete interessati. Abbiamo poi, dolcis in fundo, Amazon Fire TV Cube 3. Ha un nuovo processore octa-core da 2,0 GHz, questo rende molto più fluido il passaggio all'interno del menu e non solo, ha molta più velocità nel poter aprire le applicazioni. Questo processore è dichiarato con un 20% in più di potenza rispetto al suo precedente. Controllo vocale su tutte le funzioni, 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR, audio Dolby Atmos immersivo. Ingresso HDMI, la grossa novità, che vi dà la possibilità di poter connettere un decoder esterno o un lettore Blu-ray. Super Revolution Upscaling. Converte da HD a 4K qualsiasi segnale gli entri dentro. Telecomando vocale Pro, dotato anche di porta USB per poter collegare una webcam esterna, naturalmente quella compatibile, per poter effettuare tramite Alexa Communication delle chiamate. E per chi non ha la possibilità di avere Wi-Fi in tutte le stanze, è dotato anche di porta Ethernet in modo tale da poter cablare il vostro dispositivo. Bene ragazzi, questo è tutto per questo video. Vi lascio qui sotto il link in descrizione di prodotti che si possono preordinare. E io direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao!